Hanno partecipato in tanti e con grande entusiasmo alla serata di beneficenza organizzata dal Lions Club Sala Consina Vallo di Diano in questo anno di service sotto la guida del presidente Vincenzo Puglia, che ha voluto dedicare la serata alla campagna Sci for Kids. Una serata dedicata ai piccoli del Vallo di Diano con la raccolta fondi per l'acquisto di un'apparecchiatura medica che andrà ad ampliare il parco strumentazioni del Lions Club Sala Consilina, dotato già di un camper medico per effettuare giornate di screening e attività di prevenzione. Grazie alla grande generosità dei soci è stata raccolta una considerevole cifra, peraltro in continua evoluzione, dato che continuano ad arrivare nuove donazioni, emozionando i soci del Lions che hanno voluto ringraziare con forte sentimento i donatori. Grazie infatti alla loro generosità sarà possibile acquistare un videorefrattometro binoculare, un apparecchio di fondamentale importanza per poter rilevare difetti visivi, in particolare nei bambini, e che sarà utilizzato nelle campagne di screening in tutte le scuole primarie del Vallo di Diano per effettuare controlli della vista sui bambini al fine di prevenire patologie che possono rivelarsi anche invalidanti. Grazie al videorefrattometro, infatti, il Lions Club punta ad effettuare controlli visivi sui bambini per individuare possibili casi di ambliopia, meglio nota come occhio pigro, malattia molto diffusa nei bambini, tanto che si calcola che un piccolo su 30 ne soffre. Si tratta di una patologia che solo se precocemente diagnosticata può essere curata. Per fare ciò però è necessario avvalersi del videorefrattometro, grazie al quale è possibile rilevare il difetto alla vista anche in bambini di pochi mesi. L'ambliopia infatti può sorgere nei bambini nel periodo dello sviluppo visivo che va da 0 a 6 anni di vita e solo se si interviene in maniera immediata e precoce può essere corretta. Ecco perché gli screening diventano fondamentali ed ecco perché il Lions Club Sala Consina Vallo di Diano con il presidente Vincenzo Puglia ha voluto organizzare una serata di raccolta fondi per l'acquisto dell'importante apparecchiatura. Noi Lions siamo da anni impegnati nella campagna della prevenzione all'ambliopia, che è una patologia oculare molto comune, tipica dell'età infantile. E il ricavato di questa serata di beneficenza sarà devoluta per l'acquisto di questo macchinario, che sarà portata per le scuole per fare degli screening. La serata, oltre che di solidarietà, è stata anche di grande divertimento grazie al varietà comico-musicale Le Stelle del Caffè Chantant. E stasera siamo insieme, tante associazioni, tante persone, per concorrere alla realizzazione di un service importantissimo e con degli attori ricominciamo a vivere, a sorridere, a stare insieme, e ci auguriamo per lungo tempo, per fare qualcosa per gli altri. Lei ha detto bene, si riunisce tutti per dare un forte contributo a chi sta nel bisogno. Ebbene, guardandoci stasera, vediamo man mano che le sedie si riempiono, sono cittadini normali, associazione Prologa, altri associazioni di volontariato, tutti chiamati da unico bisogno, quello di fare per gli altri. Penso che l'iniziativa che è stata intrapresa dal club di Sala Consilina è una iniziativa meritevole, sta cercando di, diciamo, di portare avanti una delle iniziative a livello internazionale, che è quella dell'iniziativa sulla vista, cioè per cercare di, come dire, di scoprire difetti visivi nei bambini soprattutto. E questo noi lo possiamo fare perché facendo questo tipo di raccolta fondi possiamo comprare la strumentazione, possiamo anche andare col nostro impegno, con la nostra volontarietà, andare nelle scuole, andare nei luoghi dove c'è bisogno di dare il nostro supporto e di scoprire, che molto spesso si riescono a scoprire dei difetti visivi nei bambini che purtroppo, non essendoci la nostra organizzazione, potrebbero creare dei difetti molto gravi per il loro futuro. Finalmente ritorniamo a sorridere perché abbiamo iniziato questo anno sociale, questo nuovo anno sociale con il governatore Francesco Accarino,
con diciamo così, un elemento propositivo e innovativo, la prevenzione. La prevenzione quale segno di, diciamo, di diagnosi per alcune patologie e per alcuni temi a noi cari da sempre, quale l'ambliopia. L'ambliopia è una di quelle patologie che colpisce soprattutto i giovani, gli adolescenti. Sapete, è quella malattia che, diciamo, è dell'occhio pigro. E noi da sempre, già da oltre 20 anni come club, abbiamo sempre dato adito, abbiamo dato valenza alla creazione di, diciamo, di questi service, nonché allo screening che abbiamo praticato, diciamo, da tanti e tanti anni. Abbiamo iniziato quest'anno sociale iniziandolo proprio con questo service, quale contributo per la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo autorefrattometro che servirà sicuramente per tutta la comunità.